Buongiorno bambini, come state? Bentornati! Oggi sono qui con Flupo e lì c'è anche Tommaso, sapete? Ciao Tommy! Ciao! Allora, abbiamo scelto per voi un libro super! L'ha scelto Tommaso, è vero? E Flupo ce l'ha portato e così possiamo leggerlo! Ciao a tutti, sono venuto a trovarvi con un libro super divertente, me l'ha consigliato Tommaso. Eh sì, è giusto. Allora, e allora l'ho messo nel baule delle storie, così avrai una bella sorpresa. Mi sembra perfetto, andiamo a vedere. 1, 2 e 3. Ti aiuto io. Va bene. Oissa. Attenti al ranocchio! Questa è la storia della signora Ma che spavento! Una vecchietta dolce e cara che vive in una casetta al limitare di un grande bosco buio e pauroso. A proteggerla da tutte le orribili creature che abitano nel grande bosco buio e pauroso c'è soltanto il suo piccolo ranocchio di compagnia. Guardate! La signora Ma che spavento si è nascosta in cucina. Chi avrà mai visto spuntare dal grande bosco buio e pauroso? Aiuto! È Gnomo Ingordo, un terribile ladro che va in giro a derubare le vecchiette dolci e care. Tin 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 tin, le sento di là sgraffignare monete, è la mia specialità! Adoro rubare gioielli e altri ninnoli luccicanti. Son lesto ad agire e un lampo a scappare. E questo cartello che cos'è? Attenti al ranocchio. Beh, non sarà di certo un ranocchio a fermarmi. Anzi, quasi quasi rubo anche lui. Tin tin tin, le sento di là, sgraffignare monete è la mia specialità. Così Gnomo Ingordo apre piano piano il cancello. Il ranocchio però non sembra prenderla molto bene. Gnam! Che spavento, si è nascosta in bagno. Chi avrà visto spuntare dal grande bosco buio e pauroso? Aiuto! È Turat il naso, sempre pronto a far scappare le vecchiette dolci e care col suo puzzo pestilenziale. Prot prot! Non vi stupite se nel naso sentite il mio odore di calze marcite. La casa di questa vecchietta è proprio quel che cercavo. Mi basterà spandere il mio fetore tremendo per farla fuggir via in un momento. E questo cartello cos'è? Attenti al ranocchio! Un rutto, un alito, un tanfo e anche lui schizzerà via in un sol balzo. Prot prot, non vi stupite se nel naso sentite il mio odore di calze marcite. Così, con il suo odoraccio, Turat il naso apre il cancello. Il ranocchio però non sembra prenderla molto bene. Gnam, gnam! Guardate, la signora Ma che spavento si è nascosta in camera sua.
chi avrà mai visto spuntare dal grande bosco buio e pauroso? Aiuto, aiuto! È orco senza fondo. È ora di cena e non vedo l'ora di mangiare vecchiette dolci e care. Slurp, slurp! Non c'è se, né ma, né altrimenti. Ho bisogno di mettere qualcosa sotto i denti. Ma vedo una speranza per questo brontolar di pancia. Una vecchietta dolce e succosa, cotta con burro e miele aiosa. E questo cartello cos'è? Attenti al ranocchio. Che fortuna! Aggiungerò coscette di rana alla mia cena. Slurp, slurp! Non c'è se, né ma, né altrimenti. Ho bisogno di mettere qualcosa sotto i denti. Così, orco senza fondo, si lecca i baffi e apre il cancello. Il ranocchio, però, non sembra prenderla molto bene. Gnam, gnam, gnam! Questa era la storia della signora Ma che Spavento, una vecchietta dolce e cara che vive al limitare del grande bosco buio e spaventoso. Ora non deve più starsene tutto il giorno nascosta nella sua casetta ed è tutto merito del suo piccolo ranocchio di compagnia. Oh mio caro ranocchietto, come potrò mai ringraziarti? Della signora Ma che Spavento. Il ranocchio ha un'idea. Che ne pensi di un bacio? Suggerisce lui. Allora la signora Ma che Spavento gli dà un bacino e... Hopla! Si trasforma in una dolce e cara ranocchietta. Anche lei però non sembra prenderla molto bene. Voi che ne dite? Che disastro! Hai capito la signora Ma che Spavento, che furbetta! Prima si è fatta difendere e poi non l'ha presa molto bene che si è trasformata in una ranocchietta e gnam! Si è mangiato il ranocchio. Guardate un po', infatti. Oh. È super divertente. Grazie Tommaso di averci consigliato questo libro. E grazie anche a te, Flupo. E allora salutiamo i nostri bambini. Ciao a tutti! Ciao!